Buon pomeriggio, qua dal nuovo di Via Olimpia, è il secondo giorno della ripresa degli allenamenti dopo il lockdown di ottobre. Come da programma della società, alle ore 16:30 si sono radunati i ragazzi e ragazze della categoria Pulcini, esordienti. Ecco, adesso il mister Gabriele Di Felice, il nostro coordinatore tecnico della scuola calcio settore giovanile, nonché mister della categoria esordienti, sta dando i saluti ai ragazzi e alle ragazze a nome della società, e adesso sta dando delle piccole disposizioni ai ragazzi e alle ragazze. Ecco, le ragazze si riconoscono con la casacca rosa. C'è qualche altra ragazzina più piccola mischiato con. Ecco, c'è Mister Anna. Si stanno preparando agli allenamenti. Il mister Gabriele ha dato le disposizioni anche come comportarsi. Non ci sarà né contatto fisico, come da protocollo delle autorità e della federazione. Oltre a mister Gabriele c'è mister Ragno, mister Anna, ecco, che si è presa le ragazze, ecco, le ragazze, sto gruppo. Infatti. Il terreno di gioco è stato preparato poc'anzi da mister Gabriele e i suoi collaboratori. Un bel gruppo, sì, questi sono categoria Pulcini. E categoria esordienti, ragazzi e ragazze. È il secondo giorno di allenamenti. Ieri è stata la volta dei piccoli amici e primi calci alle 16:30. E successivamente alle 18:15 è stata la volta dei ragazzi, anzi ragazzoni più grandi della categoria juniores, under 19. Ecco, stanno facendo. Si stanno riscaldando. Sempre ogni ragazzo ha il suo pallone. Mister Gabriele sta dettando il ritmo battendo le mani. Sono stati effettuati
all'ingresso le operazioni di misurazione della temperatura con i termoscanner, autocertificazioni, tutto il cartaceo richiesto dalla federazione a fini di dare la sicurezza ai ragazzi e ragazze, che il terreno di gioco è un luogo sicuro se tutto viene fatto nel modo giusto, così come previsto dalle disposizioni in materia. Non è previsto l'accesso del pubblico, queste sono le disposizioni. Ecco, questo è il gruppo della femminile, le Lady giallorosse, e qua tutto il gruppo della categoria Pulcini e Esordienti. Alle 18:15, dopo questa seduta di allenamento dei ragazzi e ragazze della categoria Pulcini e Esordienti, è la volta dei ragazzi della categoria Giovanissimi e allievi di Mister Giovanni Di Giulio. Allora, qua c'è Mister Anna, là c'è Mister Gabriele, proviamoci lo spazio, e non vedo il mister, chi è? C'è anche Gianni Canteloro, nostro dirigente. C'è il mister Ragno, che è il preparatore dei portieri. Sempre mister Gabriele con le mani dai ritmo. I ragazzi si stanno preparando a intensificare il ritmo di allenamenti. Scusate, mi sono distratto un po' e ho storpiato una parola. Sono stato distratto, che uno mi ha fatto, un dirigente, un collega mi ha fatto un cenno, pensavo che c'era qualche problema, no, invece no, era un saluto che mi è stato fatto. Ecco mister Gabriele, Gianni, quelli là sotto sono i portieri, due ne sono adesso, perché alcuni, un altro paio, c'hanno, manca qualche documento per stare a posto, in quanto tutti i ragazzi che stanno qua hanno tutti l'idoneità all'attività sportiva. Stanno ancora arrivando alla spicciolata i nostri tesserati. Ecco, guardate il nuovo di Via Olimpia rimesso a nuovo, proprio, scusate il doppio gioco di parole,
un rettangolo di gioco in erba naturale rimesso a posto in questi mesi di, tra virgolette, letargo per le attività sportive, però come società ci siamo dati da fare anche in questo periodo di lockdown, tant'è che siamo stati riconosciuti dalla Federazione Italiana, una delle 16 società di Abruzzo, come scuola calcio d'élite per questa stagione 2020-2021. Quindi è una grande soddisfazione per la nostra società. È un grande stimolo per i ragazzi che, quando tutto tornerà normale, giocheranno con società blasonate di un certo prestigio anche fuori i confini della provincia di Chieti, ovvero con altre realtà delle quattro capoluoghi di provincia: Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila. Scusate, stavo... Ovviamente, come da protocollo, non si possono usare gli spogliatoi e quindi i ragazzi sono stati avvisati di venire già in tenuta d'allenamento della società, quella ufficiale, non casual, seppure vedo qualche maglia juventina, ma lo perdoniamo, no perché non mi piace la Juventus, però tutti hanno il corredo societario e devono indossare il vestiario della società. Ecco, guardate, sono tutti distanziati. Gianni, scusi, chi è quel mister là in fondo? L'ha visto? Cristian Nasuti. Ah, Nasuti. Ah, sembrava lui, però pensavo che... come si dice, visto che c'aveva un problema a un piede, ok, là c'è un nostro ragazzo della juniores e prima squadra che sta aiutando mister Gabriele con un suo gruppo di ragazzi, mi pare. Sono quelli più grandicelli, quindi sono esordienti. Cristian Nasuti, ecco, giusto, così si muove pure lui in quanto è reduce da un infortunio, così sgambetta, prende un po' d'aria. Ecco mister Anna qua e le nostre ragazze . È bello rivedere questo terreno di gioco ringiovanito dalla presenza
dei nostri ragazzi e ragazze. Ok, dopo questa, siamo già da 15 minuti che registriamo, oggi è mercoledì 28 aprile, è il secondo giorno di allenamenti, domani ci sarà ancora allenamenti e anche venerdì. La scuola calcio della Virtus Castelfrentano puntualmente ha risposto alla chiamata della federazione e delle autorità preposte di riprendere le attività sospese a causa del Covid-19 nell'ultima decade di ottobre. È stato messo pure a nuovo in sicurezza l'accesso alle tribune degli ospiti con una nuova cancella, nuovi cancelli, balaustre. Là ci abbiamo anche un pattinodromo con un campo di calciotto illuminato. Qua abbiamo il Pala Olimpia, una struttura polivalente al coperto. Qua abbiamo gli spogliatoi dietro questa tribuna. Ok, alle prossime riprese.